noi Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale. Vogliamo parlare con te di questa possibile passeggiata tra Saviano e il sindaco De Magistris. Stai facendo molta informazione su questo aspetto. Sì, noi crediamo che debba prevalere il dialogo tra gli uomini che portano avanti il Sud. E De Luca, De Magistris e Saviano sono tre uomini che comunque cercano in modo diverso e anche certe volte sbagliando di portare avanti il Mezzogiorno. In particolare la polemica tra De Magistris e Saviano sta diventando una polemica sbagliata, e quindi quello che noi vogliamo, e che d'altronde il sindaco di Napoli ha dato piena disponibilità a fare, è di ritornare a dialogare nell'interesse di Napoli e della Campania. Il 28 noi abbiamo invitato De Magistris, che ha detto di sì, Saviano non ci ha ancora risposto, a passeggiare assieme per Napoli e a chiarirci. Può scegliere un'altra data, ma quello che sarebbe importante da parte di Saviano è dimostrare che non c'è malanimo nei confronti dei Magistris e dei napoletani. Allora, tu sei molto attivo a Napoli, in Campania. Napoli sta cambiando con De Magistris? Sta cambiando veramente? Beh, sicuramente dal punto di vista turistico, anche rispetto a un certo tipo di amministrazione, la città dal mio punto di vista è migliorata e io vivo a Napoli. È chiaro che non basta quello che sta facendo il sindaco, ma c'è bisogno anche di un impegno non soltanto migliore da parte dell'amministrazione, ma anche dello Stato centrale. Ecco, a noi ci servono meno operazioni di facciata, tipo mettere 100 militari per Napoli che non possono fare niente, che non fanno praticamente nulla, è meno importante rispetto ad esempio a potenziare gli uomini e le donne che fanno la vera sicurezza in città e che spesso corrono il rischio, lo fanno a rischio della propria vita. E mi riferisco in particolare alle forze dell'ordine, della polizia, ai vigili urbani, alla finanza e ai carabinieri. Ecco, su questo noi vorremmo un maggiore impegno da parte dello Stato e soprattutto a finanziare in modo corretto la riqualificazione della nostra città. Ci sta un piano che sta portando avanti il governatore e anche il sindaco di Napoli, un patto per Napoli, un patto per la Campania. Abbiamo visto le prime cose in regione, perché le ecoballe si stanno portando via, anche se la roadmap è più lenta rispetto a quello che ci si immaginava, ma oramai il destino è tracciato. Abbiamo ottenuto le Universiadi, che porteranno turisti e persone nel 2019 a Napoli e in Campania. Stiamo lavorando per un piano per il lavoro e per la riqualificazione ambientale. Per fare questo ovviamente ci vuole lo sforzo massimo delle istituzioni locali, ma anche un po' più di presenza dello Stato. Invece parliamo di periferie, no? Una città metropolitana, una periferia che ha voglia di crescere, soprattutto qui dall'area nord di Napoli con l'arrivo della stazione TAV. C'è veramente impegno da parte di De Luca e di De Magistris a far crescere queste aree? Beh, io credo che dal punto di vista amministrativo De Luca sia un esempio e l'ha dimostrato. È chiaro che amministrare un comune è diverso da amministrare una regione, ma vedremo anche nel settore della sanità se riusciremo a ottenere i risultati sperati. Io lo voglio dire, io credo che ci sia una difesa poco corporativa da parte della peggiore sanità che c'è in Campania, che tenta di mantenere rendite di posizione. La vicenda di Nola è emblematica, perché si sono colpiti i dirigenti, cioè i responsabili di quell'ospedale, e invece è voluto far passare l'idea che si è voluto colpire o si voleva colpire i lavoratori o le persone che svolgevano il loro lavoro. Hanno fatto bene a curare le persone anche per terra, ma i dirigenti e i responsabili perché non hanno lanciato l'allarme? Perché non si sono preoccupati di fare un piano straordinario per quell'ospedale? E voglio far presente una cosa, uno dei dirigenti sospesi, guarda caso, è il padre di un assessore di Forza Italia, di Nola, da anni legato alla famiglia Russo. Noi dobbiamo combattere anche certi sistemi di potere di famiglie incancrenite dal mio punto di vista sui nostri territori e che usano la sanità per fare consenso, sulla pelle dei malati fare consenso è una cosa schifosa che noi combatteremo sempre, a partire da quei medici che fanno politica invece di curare le persone. Allora, in chiusura proprio, cioè questo incontro al Teatro Gelsomino con il governatore De Luca che concluderà, perché questo incontro di Campania Libera qui in questi territori? Beh, io penso perché siano parecchi eletti, io faccio il capogruppo di una compagine di tre soggetti, Campania Libera, PSI e Davvero Verdi. Qua in questo territorio ci sta Tommaso Casillo, che è chiaramente una persona fortemente radicata, penso che voglia rilanciare l'azione di Campania Libera, anche perché in prospettiva questo sarà una delle liste che si dovrebbe presentare di nuovo alle regionali.